Giovanni Lorenzini è stato l'ideatore di questo libro, caro vecchio Benelli. Giovanni, come ti è venuta questa idea di questa rievocazione di quello che è stato il mitico campo Benelli? Allora, l'idea è, diciamo, che è collettiva, un po' mia, un po' di ex giocatori del Lido e un po' dell'attuale presidente del Lido, Ugo Dini. Visto che Benelli accomuna un po' la storia di tante persone del Lido, ex calciatori e anche ex dirigenti, ma non soltanto del Lido, perché nel Lido hanno giocato anche gente di Viareggio e dintorni. E così è partita e poi piano piano siamo arrivati al traguardo finale. La particolarità è che una buona parte del libro è scritta da ex giocatori, ex dirigenti che hanno raccontato le loro esperienze non nel Lido di Camaiore ma al campo Benelli, che era un campo che aveva una storia e una filosofia un po' particolare. Ecco, qual era la filosofia? Qualche episodio? La filosofia era essenzialmente il divertimento assoluto dei bimbetti, perché lì bisognava soprattutto divertirsi. Poi piano piano che il settore giovanile del Lido si è strutturato, è diventata una scuola calcio, però all'inizio i risultati contavano fino a un certo punto, l'importante è che si divertivano. Prima, durante la presentazione, ricordavo il Mameli Viani, che da tanti bimbetti che c'era, per farli giocare tutti si facevano partite 22 contro 22 con due palloni in campo. Prima, l'importante era muoversi e divertirsi. Ecco, quella era un po' la filosofia del campo Benelli, del primo campo Benelli, quello intorno agli anni 70. Poi dal 71-72 in poi la società si è strutturata meglio, ha cominciato a puntare sul settore giovanile e sono arrivati grandi risultati grazie soprattutto all'impegno dell'allora presidente Armando Ceri, ma soprattutto alla grande attenzione che hanno dimostrato allenatori come Moreno De Copini, Gianfranco Di Innocenti e Giorgio Faccio. Io, senza togliere nulla agli altri, vorrei fare un nome che era a quei tempi, era lì ed è ora anche qui, Mario Santini. Ecco, Mario Santini è l'emblema dell'Lido di Camaiore perché è stato uno dei fondatori, poi uno dei giocatori. Si dice, sicuramente è vero, che la maglia giallo-blu del Lido è dovuto al fatto che Mario Santini ha fatto militare a Verona, il Verona c'ha la maglia giallo-blu e quindi l'ha trasferita al Lido di Camaiore. E Mario continua più di 80 anni a essere attivo anche lui nel libro, che è stato ricordato per quello che ha fatto e quello che farà. Ricordiamo che lui aveva il distributore di benzina sulla via Colombo, prima della fossa dell'Abate, lato Lido di Camaiore, e quel distributore di benzina era un po' una sorta di segreteria viaggiante del Lido di Camaiore. Ecco, per chiudere, Giovanni, chi volesse acquistare il libro, ricordiamo un po'. Allora, Lido, ora dobbiamo definirlo il fatto, però Lido tanto viene prenotato sul sito, sulla pagina, cioè all'indirizzo email, quelli del vecchio Benelli @gmail.com, però potrà essere ritirato qui al campo di Raffaelli. Ricordiamo il costo? 10 euro. Grazie, Giovanni.